Esiste un cinema horror, ma esiste anche una pittura horror. Ci sono dei maestri come Bosch, per esempio, come Holbein o come Matthijs Grünewald, che è il pittore mistico horrorifico più interessante che ci possa essere. Un artista del quale noi sappiamo praticamente quasi nulla. Non sappiamo quando è nato. Sappiamo che è nato a Würzburg in Germania verso il 1450-80, ma neanche si sa tanto. È morto nel 1528, abbiamo pochissime opere rimaste di lui, ma quella che è rimasta è una cosa straordinaria. Io ricordo la prima volta che sono stato in Alsazia, vicino a Strasburgo, a Colmar, che è una cittadina, la chiamano la piccola Venezia perché è attraversata da canali d'acqua, a pochi chilometri da Strasburgo, e si va in questa cittadina bellissima e c'è il museo di Unterlinden. Un museo grandioso che era un'abbazia, naturalmente adesso i monaci non ci sono più, e lì è conservato il famoso polittico di Isenheim, cioè un'enorme, una monumentale struttura scolpita in parte, ma soprattutto dipinta, che era messa nella chiesa di Sant'Antonio a Isenheim e serviva come punto di riferimento per tutti i malati. Anche allora, come adesso, c'era la pandemia. C'erano tutti i vari tipi immaginabili di malattie, quindi la peste, la sifilide, la scabbia, la lebbra, eccetera, e tutti i malati andavano in questa chiesa davanti a questo polittico, cioè questo enorme altare, enorme, veramente monumentale, ad invocare la protezione divina. C'è questo Cristo terribile, questo Cristo orrorifico, veramente il ritratto dell'orrore, della morte come cosa la più spietata, la più anche ributtante si potrebbe dire, no? Veramente, questo enorme polittico è a Dante aperte e anche a Dante chiuse, un po' come il polittico di Van Eyck, per esempio, ecco, a Gand. Ma qui noi troviamo al polittico, quando è chiuso, questa enorme, grandissima crocifissione. Questo Cristo ha pieno di pustole, piene di ferite, è morto e praticamente sta già marcendo. E le mani sono come degli artigli, fissate proprio nel momento della morte, la bocca aperta con la bava. Quindi proprio è il ritratto della bruttezza personificata. A me quella volta venne in mente Isaia della Bibbia che dice di Cristo il verme della terra. È veramente un Cristo, basta solo che si vedano i vermi. E dietro c'è il buio totale, 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 cioè non c'è Dio, c'è il nulla. Questa fa una grandissima impressione perché quest'uomo morto, veramente scarnificato, ridotto a carne putrida, ormai è il figlio di Dio. E lì tutti questi ammalati dei vari tipi di malattie venivano lì a guardare questo Cristo crocifisso e a trovare consolazione. Perché dicevano, è come noi, quindi un sifilitico, un lebbroso, un appestato, diceva, beh, anche lui ha vissuto e anch'io sono così. Fa una grande impressione perché siamo verso il 1512. E in quell'epoca cosa succedeva? A Roma Raffaello aveva appena finito di dipingere le stanze vaticane, capolavoro dell'equilibrio, dell'armonia, della salute, della bellezza. Michelangelo aveva dipinto alla volta, che era proprio ciclopica, cioè la salute, la fierezza, la forza, l'immortalità, la luce. Qui nessuna luce. Un cadavere appeso fa una grandissima impressione e poi sotto figure tutte più piccole in questo buio, una Maddalena disperata che grida. La Madonna svenuta e questo Giovanni angosciato che la sostiene, anche tutti piangono, tutti sono disperati, non c'è nessuna speranza, nessuna luce, non c'è altro, non c'è il nulla, Dio è morto, fa una grandissima impressione. E c'è Giovanni Battista, che non c'entra, ma qui ha un carattere simbolico, che col dito dice, ecco, questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo e sotto c'è un agnello che simboleggia Cristo sgozzato. Quindi è veramente la desolazione della morte. La morte come orrore, come cosa paurosa, come cosa spaventosa e come cosa il massimo del dolore. Fa impressione perché da questa arte così disperata verrà fuori tanti artisti disperati poi, senza fede, diciamo così, nell'8-900, no? Appunto Munch e tantissimi altri, ovviamente. E poi accanto a questa grande immagine centrale, sotto, accanto ci sono due santi e sotto c'è una deposizione tristissima, desolata, no? Se ne ricorderà un grande pittore contemporaneo, Holbein, che dipingerà un Cristo deposto orrendo, si trova a Basilea, con la barba tutta appuntita, con gli occhi tutti sbarrati. In questo periodo che cosa c'è? Che cosa sta succedendo nel nord Europa?
e sta succedendo questa mistica dell'orrore, cioè questo rapporto spirituale con la morte, col dolore e con la disperazione, apparentemente senza speranza. È tutta un'umanità che invoca il Cristo che è, si è fatto verme della terra, cioè che ha sofferto tutto quello che l'umanità soffre. E allora ai lati ci sono due figure umane, ai lati ci sono altre due tavole, che sono San Sebastiano e Sant'Antonio Abate. Perché? San Sebastiano perché era il santo protettore della peste, no? La peste come delle frecce scagliate su di lui, e c'è questo San Sebastiano legato a una colonna che guarda con un occhio pieno di dolore, di mestizia, per dire guarda che cosa mi è successo. Ecco, quello che è successo a te, che stai piangendo, che stai soffrendo, che stai morendo, è successo anche a me. E dall'altra parte Sant'Antonio Abate, i frati di Sant'Antonio Abate, che avevano un ordine nato nel 1000, che aveva questo compito proprio di soccorrere le persone più ammalate, con i mali più brutti, anche più ripugnanti, se si vuole. Lui che non aveva avuto mali fisici, ma aveva avuto mali spirituali, che dopo vedremo. Quindi in San Sebastiano tutti i mali possibili e immaginabili del corpo, in Sant'Antonio tutte le prove spirituali, le depressioni, tutti i momenti di dolore psichico. E quindi la gente, tutti questi ammalati, si trovavano davanti a due uomini, uno coi dolori fisici, uno coi dolori psicologici, spirituali, e il Cristo nel buio totale. Cioè il Cristo che aveva sofferto, potremmo dire, Dio scomparso, la notte di Dio, Dio che lo ha abbandonato e non esiste altro. Siamo di fronte praticamente al silenzio di Dio. Quindi siamo in una realtà mistica, cioè di cercare un rapporto con Dio, ma questo Dio non si sa dove sia. E l'umanità vuole, se non altro, partecipare a questo silenzio di Dio nel Cristo e sente che il Cristo stesso ha provato questa esperienza. Tutto ciò si riallaccia a un clima spirituale che dal 300 in avanti aleggia e si diffonde in tutto il nord Europa, cioè una partecipazione col cuore all'umanità di Cristo, alle sofferenze umane di Cristo, che spiega da una parte la morte, cioè dà senso alla morte, perché c'è il terrore della morte, no? Ecco, le pestilenze, le guerre, sicuramente queste cose hanno creato molto questa atmosfera. Basti osservare l'iconografia dei trionfi della morte in tantissimi altri autori contemporanei, una realtà, questo anche senso angoscioso della fine, che influenzerà molto il giovane Lutero. Quindi il senso del peccato, il senso del giudizio, della morte, e che produce poi tutta una corrente, diciamo, spirituale e anche artistica sul dolore, che arriva avanti, per esempio nel cinema, per esempio pensando a Bergman, ecco, Luci d'inverno, il pastore protestante che perde la fede e poi capisce che il suo buio è quello di Cristo che grida Dio mio perché mi hai abbandonato. E qui abbiamo, nella tavola di Grünewald, il Cristo dopo che ha gridato Dio mio perché mi hai abbandonato, quando ha detto tutto è compiuto, e tutto è compiuto veramente, cioè lo sfascio totale, la morte totale, l'annichilimento totale. Ecco, e questa è una realtà molto forte, molto profonda, una meditazione profondissima sulla realtà di Cristo e sulla realtà della sofferenza umana. Ma se noi ci fermassimo qui sarebbe quasi da disperarsi, se non che il politico si apre, le ante si aprono e appare tutta un'altra visione. Qui siamo nella visione del surrealismo, della visionarietà più spinta, una cosa straordinaria. Perché? Perché abbiamo quattro ante, quattro tavole. Allora, all'inizio, a sinistra subito, c'è un'annunciazione. Un'annunciazione che si svolge in una cattedrale gotica, il gotico fiammeggiante, il gotico fiorito, super decorativo, con questa Madonna stupita e questo angelo dalle ali le più strane, dei colori più surreali possibili. E mi viene subito da ricordare il Lotto, Lorenzo Lotto, questo grande pittore veneziano contemporaneo che ha molti contatti con il nord Europa, che in una pala a Bergamo, la pala di San Bartolomeo, una incoronazione della Madonna, dipingerà gli angeli verdi, gialli, violetti, cioè con dei colori innaturali, i colori del più pazzo dei più pazzi. Ecco, siamo anche qui in un colore, noi potremmo dire, surreale. Dire mentale è dire troppo poco, è il colore della visionarietà, di un'altra dimensione. Questa realtà si vede meglio nella tavola successiva, molto bella, della Madonna che culla il bambino. È straordinaria questa Vergine che culla il bambino, e accanto cosa c'è? Un paesaggio meraviglioso, un giardino meraviglioso, e accanto ancora un piccolo luogo dove un angelo suona il violoncello.
quindi abbiamo un concerto musicale. Questo angelo suona sotto una specie di trono goticissimo, potremmo dire, proprio il gotico, come ho detto prima, il più fameggiante, il più fantasioso possibile, che non sono i concerti, per esempio, dell'arte veneta, dove c'è l'uomo protagonista, un gruppo di uomini che suonano e cantano, o come il concerto campestre di Tiziano, uomini e giovani, uomini e donne che cantano e sono in mezzo a una natura rigogliosa. No, qui è un'altra cosa. Questo giardino è un giardino spirituale, è un giardino della fantasia, è il giardino della luce. Infatti, sopra Maria, sopra la Madonna, lontanissimo, irraggiungibile, c'è l'Eterno Padre, che manda il raggio della sua luce. Quindi siamo nella visione più totale. Potremmo dire che siamo già in un'arte barocca, nel senso come spettacolo, come splendore, solo che non c'è l'artificiosità tante volte dell'arte barocca, ma c'è la spiritualità. Questa Madonna molto umana che culla il suo bambino nel giardino più bello del mondo, con gli angeli più belli del mondo e con i colori più luminosi, più trasparenti e più, potremmo dire, mentali anche del mondo. I colori che poi i manieristi italiani ritroveranno sulla scorta di Michelangelo. Ma non è finita, perché l'ultima tavola è il contrappeso o il contraltare o la risposta, se si vuole, alla grande crocifissione. Quanto il Cristo era brutto, scarnificato, orrendo, un cadavere nella sua fase di decomposizione, improvvisamente un cielo stellato, trapunto di stelle. Qui siamo già nell'anima romantica, si capisce che il romanticismo non poteva nascere che nel nord Europa, onestamente. Ecco, e lì c'è la contemplazione, l'estasi, ecco, l'estasi di questo artista davanti al firmamento stellato enorme che magari ti casca addosso, solo che da questo firmamento esce un arcobaleno di luce e irradia la figura del Cristo. Ecco, quel cadavere, cosa è diventato? Un Cristo volante, come un uccello, biondo, bellissimo, ecco, sfolgorante e sorridente, con le braccia aperte, certo, con i segni della crocifissione, allora i segni della speranza. Cioè, la morte non è la fine di tutto, la malattia non è la fine di tutto, non è fine a se stessa, si risorge, c'è la speranza, c'è la luce e si vola, il Cristo rondine vola in questo meraviglioso notturno. I soldati sotto non capiscono più niente, sono annichiliti, spaventati, terrorizzati, perché? Perché è troppo grande la realtà della risurrezione, la realtà dell'infinito è immensamente più grande e l'uomo è annichilito. Questi soldati sono spaventati dal Cristo che è come una stella cometa, che brilla immensamente, volando appunto con questi colori traslucidi, col soffio dello Spirito. E che cosa porta il Cristo con questa raggiera di luce? Porta la vita. Quindi la morte non è l'ultima parola, ma l'ultima parola è la speranza, è la vita, è luce. Quanto profondo era stata, profondo era stato il buio, tanto totale e disperante era stata la tenebra, altrettanto piena di speranza, piena di gioia, perché questo Cristo sorride, è felice, è la beatitudine. La beatitudine perché Cristo è la luce del mondo. Quindi in Lui si trova la beatitudine, si trova la vita. Quindi la morte non è, è la vita che è. Ecco, proprio tra il gioco tra non essere e essere. Ecco. Però poi dopo siamo sulla terra, questa è la visione, e sulla terra continuano le battaglie della vita. Infatti, nelle altre due ante della parte posteriore, da una parte ci sarà la scultura in trono del Sant'Antonio, ma poi ci sono due ante. In una ci sono due santi eremiti che si raccontano le loro esperienze di lotta della vita, e nell'altra ci sono le famose tentazioni di Sant'Antonio. Allora, questo è un soggetto che ha attirato moltissimo gli artisti, perché l'immaginazione più grande poteva esprimersi, pensiamo a Bosch, che si divertiva a mettere questi diavoli mostri, questi ranocchi terribili, mostruosi da tutte le parti. E anche qui, questo povero Sant'Antonio c'ha i diavoli che glielo tirano per la barba, lo tirano per i capelli. E lì c'è la fantasia di Grunewald che si sbizzarrisce nel farli sempre più brutti, sempre più orripilanti. È proprio il cinema horror, gli zombie, ecco, che praticamente arrivano. Ma meno male, però, in alto c'è il cielo, c'è la luce del cielo. Ancora una volta, questo grande politico finisce con la speranza.
c'è la morte, c'è la pestilenza, c'è la tentazione, c'è la prova. Perdi la luce, perdi la salute, non hai più amici, non sei più nessuno. E da tutte le parti ti viene la depressione, ti viene i vari tipi di tentazione, cioè che ti portano a non credere più nella vita, a disperare. Ma sopra c'è sempre una luce. Si chiude, ecco, questo meraviglioso mondo, si chiude con la speranza della luce, cioè la luce c'è sempre, anche quando ti sembra che sia buio, anche quando non capisci più niente, anche quando sei nella prova, nella grande tentazione che è la mancanza di speranza. Dopo questo capolavoro assoluto, Grindelwald dipingerà altre opere. Ne sono rimaste molto poche, a dire la verità, e sono molto interessanti perché lui ritorna su questi temi. Ritorno ancora una volta sul crocifisso, ritorna su questi temi del dolore, su questi temi della morte, ma non più, ecco, con, diciamo, con questo senso orrorifico di prima, però con lo strazio doloroso sempre. In questo senso, noi potremmo dire che questo artista grandissimo, immenso, basta che ci abbia lasciato quest'opera per dire che siamo di fronte a qualcuno grande quanto Raffaello. Ecco, da Raffaello naturalmente è più famoso, ma voglio dire, sul piano della espressione d'arte siamo allo stesso livello, ecco, anche se i paragoni sono sempre difficili, però a dire la verità, in Grunewald noi abbiamo questa espressione della disarmonia come armonia suprema. Questo non è un gioco di parole. In Raffaello l'armonia è tutto, in Grunewald la disarmonia è tutto, perché la bellezza è una. Ma i modi di espressione sono infiniti, diversi perché? Perché l'animo umano è diverso, perché le esperienze della vita umana sono diverse. Ecco, in Grunewald noi troviamo la grande anima europea, potremmo dire mondiale, della sofferenza. In tutti i suoi risvolti più atroci, però, nelle sue oscurità più grandi, ma una sofferenza che sempre finisce in luce. Questa è la cosa che mancherà agli artisti dell'8-900, quando parleranno della sofferenza, come il grido di Munch, resta lì e basta, come il finale del film Luci d'inverno di Bergman. Capisce che il dolore più grande di Cristo è l'abbandono, ma non passa oltre questa piaga, non passa oltre questo dolore, resta come imprigionato lì. Ecco, l'arte del nostro tempo resta imprigionata, non riesce a uscire. Grunewald riesce a uscire. E apre la porta, e la porta che cos'è? Il cielo stellato, come diceva Kant, no? La legge morale dentro di me è il cielo stellato sopra di me, questi cieli stellati che hanno affascinato tanto i romantici, ma qui abbiamo un pre-romantico, se vogliamo, ma non è una cosa del sentimento, è una cosa della realtà, è un'altra visione della vita.